affrontato tanti temi stasera che sembrano abbastanza, diciamo, disarticolati gli uni con gli altri, ma tutti sono riconducibili a una fonte originaria primaria, e cioè l'azione messa in atto dal regime che controlla ormai grossa parte della società mondiale di disgregazione del rapporto sociale interclassista, in particolare, che in Italia esisteva, perché esistendo le agorà, le vecchie piazze, i vecchi paesi, ancora tanta gente che abita nei paesini, è comunque un rapporto sociale molto aperto da parte di tante etnie, come in Romagna, come in tanti altri posti dove c'è una convivialità, un rapporto di confidenza col vicinato, eccetera. Questi praticamente stanno organizzando da almeno 30 anni, attraverso il pompaggio e l'incentivazione del linguaggio telematico e di tutte le forme di comunicazione telematica, praticamente l'allontanamento dal rapporto personale, fisico, fra le persone, convogliandole nelle segrete stanze davanti al totem casalingo, al computer. Perché? Perché facendo così, da una parte tolgono il rapporto di forza e di coazione, di coercizione, di sinergia che si crea nel rapporto fra persone quando si coinvolgono o anche solo si riuniscono e parlano, come stiamo facendo adesso noi, e viceversa ci discostano l'uno dall'altro per portarci davanti a quell'apparecchio che dicono sia multimediale, ma in realtà è più che direzionale, più che univoco, perché le informazioni apparentemente sembrano casuali e diffuse allo stesso modo in entrata e in uscita. In realtà le informazioni che tu recepisci in entrata sono enormemente più alte di quelle che tu riesci a emettere. Per un sistema booleano, che non entriamo nel perché della matematica booleana, perché se no non siamo qui 30 anni. Allora, il discorso è che questo è un'azione di lungo periodo, che va avanti da quando è stato inventato internet. Io ci lavoro dal 93, quindi conosco benissimo la questione, e è partita da molto prima come progetto. E il concetto è che bisogna disgregare il rapporto umano per far sì che ogni singolo individuo si dedichi molto più tempo al rapporto con il totem. Allora, che cosa è successo? È successo che praticamente la comunicazione è stata completamente distorta, sia nello strumento comunicativo,